Dovremmo esserci. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, fatemi controllare se di qua è partito. Allora, vediamo un po'. Sì, perfetto, qua è tutto a posto. Controlliamo anche di qua. Perfetto. Allora, oggi non ci sono notizie, diciamo, questa settimana non ho trovato notizie, diciamo, da poter raccontare che mi hanno colpito particolarmente per quanto riguarda naturalmente il mondo agricolo. Ciao, ciao Davide. Quindi oggi iniziamo subito, diciamo, entriamo subito in partita, naturalmente. Prima di entrare in partita, il solito gioco indovina il dettaglio. E questa volta dovrebbe essere abbastanza, diciamo, semplice poter individuare la risposta esatta. Quindi, come al solito, faccio partire il sondaggio e naturalmente poi la risposta esatta si vedrà poi naturalmente a fine live. Quindi allora faccio partire il sondaggio da qua. Allora, vediamo un po' se manda anche la notifica, perché è cambiato un po' tutto, per quanto riguarda le impostazioni di YouTube delle live, sia per quanto riguarda anche io sto usando OBS Streamlab. Quindi vediamo un po' se parte il tutto, come so avvia. Però non ho visto, no, non ho scritto il messaggio nella chat, quindi boh, non lo so se effettivamente ora è partito. Comunque, tanto poi lo in teoria mi dà che è partito, che è già da un minuto appunto è iniziato. Quindi comunque adesso tanto lo riproporrò durante la live e quindi vediamo un po' se funziona intanto. Quindi allora il dettaglio di oggi è appunto questo e per quanto riguarda invece la puntata di oggi di Project Farm, naturalmente, come anche dal titolo, ci occuperemo della raccolta delle barbabietole. Oggi la prima parte nell'azienda zootecnica, domani la seconda parte nell'azienda cerealicola. Quindi entrambe l'utilizzo delle barbabietole sarà, come è successo naturalmente l'anno scorso, l'utilizzo all'interno del biogas, ovvero verranno utilizzate tra circa, diciamo così, una ventina di giorni verranno utilizzate insieme al sorgo da insilato, verranno utilizzate nel biogas, nella trincea del biogas per appunto produrre molta più sostanza. Quindi ci sarà oggi praticamente faremo la raccolta nel campo delle barbabietole dell'azienda zootecnica. Trasporteremo queste barbabietole nel magazzino di stoccaggio nel biogas e rimarranno di là fino naturalmente a quando non si arriverà poi alla trinciatura del sorgo tra una quindicina di giorni. Naturalmente azienda zootecnica, quindi se i mezzi saranno un po' più contenuti, un po' più, diciamo, un po' più standard rispetto all'azienda cerealicola, che è quella con mezzi ancora un po' più grossi. E niente, quindi possiamo anche partire. Allora, vediamo un po' se allora, vediamo un po' perché. Allora, stavo guardando che non ho capito perché non mi ha. Ah, mi sa che ha problemi l'inquadratura per quanto riguarda per quanto riguarda la
l'inquadratura della postazione. Allora, ops, proviamo a fare così. Vediamo un po' se. Ah, vediamo un po' se. Se ora funziona, però. Mi sa che. La devo. Vediamo un po'. Vediamo un po' se mantiene oppure no. Se mantiene oppure no. Allora, vediamo un po', perché ora sembra che sia partita. Uai, ciao, calo del. Allora, per il voto devi fare vote e poi spazio 1. Uè, ciao, ciao Alberto. Allora, stavo un attimino resettando la cam della. Sempre lo spazio ci deve essere tra il vote spazio e poi il numero della risposta che avete scelto. Allora, stavo provando a vedere se. Boh, sembra che ora. No, non riesce a mantenerla. Veramente strano, veramente strano. Allora facciamo così. Quindi, per oggi non ci sarà l'inquadratura per quanto riguarda l'utilizzo del joystick e le varie attrezzature, diciamo, che utilizzo, perché praticamente mi dice che. L'app che utilizzo per far funzionare il cellulare come webcam praticamente lo manda in surriscaldamento e quindi il cellulare si stacca da solo. E vabbè, vediamo un po' se si può bypassare sto problema. Allora, intanto andiamo di qua, andiamo appunto in game. Ah, ok, comunque il sondaggio. Ok, ora vedo che parte. Che è uscito anche lo Streamlab. Ok, wait, ciao, ciao Gabriele. Ok, lo Streamlab. Ok, perfetto, perfetto. Allora, sembrava che non fosse partito, invece perfetto, sta funzionando. Allora, intanto ora andiamo qua in gioco. Qua mi sa che anche il volume poi devo, se no.
Perfetto. Allora, fa questo rumore strano il raccoglibarbabietola, questo qua al posteriore, probabilmente va in conflitto con la manual attaching, perché dà questo loop infinito del suono come se stesse ancora scaricando. Non so se durerà per tutto anche il funzionamento, però purtroppo è così. Allora, vediamo un po' il setup del trattore, se va tutto bene. Poi 100. Ok, poi vediamo questo. Usiamo il vario. Gestione, sì. Così possiamo gestire anche. Ciao, ciao Luca. Ciao, ciao Daniele. Allora, per quanto ho visto, hai messo il numerino tra quelle virgolette, tra maggiore o uguale, quelle vanno tolte. Devi mettere solo punto esclamativo, vuote, tutto attaccato, spazio, il numero che scegli. Non so se magari è qualche altra mod che va in conflitto comunque. Allora, mappeggiamo. Perché tocca a terra. Vediamo un po' se magari c'è. Ah no, fa. Alberto, intendi quale pack JD? Questo che sto usando ora oppure quello nuovo? Vediamo un po' se c'era qualcosa. Speriamo che funzioni. Intanto andiamo qua al campo. Allora, Davide, io le barbabietole le ho raccolte l'altra sera, stavo usando le stesse raccoglitrici. Ma dopo mi sono analizzato la roba per quanto raccolto usciva. Sì. Infatti ora questo campo, diciamo, un po' più piccolo. Domani ci sarà un campo molto più grosso. Infatti poi naturalmente saremo nella come si dice, saremo nell'azienda cerealicola, e quindi utilizzeremo appunto i macchinari, la roba molto più grossi, anche per quanto riguarda il trasporto, con appunto il camion e mezzi un po' più potenti. Sì, Alberto, lo trovi sul mod hub ufficiale, il pack 2020 del GD. Sul mod hub ufficiale. L'ingresso del campo è qua, ora a sinistra. Poi
poi ho preparato sia i dumper, quindi naturalmente per il caricamento e lo scaricamento poi al biogas, e in più ho preparato anche eventualmente se servisse per raccogliere anche il caricatore, quello trainato. In caso servisse, perché qua lo spazio è un po' ridotto, cioè un po' ridotto. Qua comunque c'è una piazzola, quindi vediamo un po' come andrà. Là, qua mi conviene tagliare a metà, cioè tagliare a metà questa parte, diciamo così. E calo la mappella Knuston Farm. Allora, vediamo un po', perché mi conviene, sì, entrare così, taglio a dritto e poi giro, lo divido in due sezioni. Sì, mi conviene tagliare così e poi faccio un paio di giri e lo divido in due sezioni. Sì, perfetto. Allora, accendiamo quella di dietro. Allora, qua mettiamo anche la trazione, vai, integrale. Prossima settimana c'è da trinciare e pure fare pastone. Sì, ci sono tante, un bel po' di lavori da fare. Stavo guardando ora quale le texture del campo per almeno andare, però sono tutte praticamente. Tanto due o meglio due
3-4 giri intorno al campo e poi magari seguiamo la linea. Perché purtroppo su questa mappa praticamente l'angolazione delle texture del campo era tutta strana. E quindi anche se si semina dritto praticamente escono angolate così a 45 gradi. Sono preso indietro con i lavori di FS, vediamo se riesco a portarne avanti alcuni, ma la vedo difficile, sento che in realtà tra poco si inizia con i lavori di novità. Eh sì, infatti, tra poco ormai ci siamo, sia con i lavori, la raccolta e poi anche appunto con le novità, vero, vero. Eh sì, io sono. Infatti, adesso con la raccolta delle barbabietole, io sono. Neanche tanto indietro, però era da fare circa un paio di settimane fa. Però, appunto, ero in vacanza, non c'ero, quindi non ho fatto nulla su farming. Era da fare, appunto, 2 settimane fa. Perché poi, per poi appunto trinciare il sorgo da insilato nella prossima settimana e poi appunto mettere tutto insieme poi nella trincea. Perché avevo letto appunto che tra la raccolta delle barbabietole e la messa delle barbabietole nella trincea con il sorgo passano circa una ventina di giorni. Poi pensavo anche adesso di mettere nella trincea anche la paglia, perché viene usata anche la paglia poi per assorbire la parte liquida delle barbabietole, e quindi di portare delle balle prismatiche di paglia e diciamo così, distruggerle utilizzando quella mod del contest dove mettevi la balla dentro e ti faceva, te la separava, insomma, te la rompeva e ti faceva poi il mucchio di paglia. Capisco perché dietro non riesco a sollevarlo. E non so se è un problema della mano da touching oppure è qualche altra mod che va in conflitto. Comunque questi sono i campi poi di sorgo da trinciare, appunto.
barca e sto andando avanti, ma giustamente questa sì, niente, devo fare un primo. Facciamo così. Andiamo in retromarcia. Con la piazzola qua e facciamo arrivare il primo dumper. Poi il condotto ce l'ha il condotto. No, infatti ce l'ha qua a destra, quindi no. Conviene più così. Mi sto complicando la vita, però non posso lasciarlo così. Questo qua lo spegniamo. Così qua il damper può entrare tranquillamente. Allora lasciamo così, prima mano. Allora, Davide, a me ieri mattina è passata la macchina per raccogliere il bietole, so che era una monofila, che ora mi sfugge il nome. Ho capito, forse quelle, diciamo, vecchie. Però raccoglie. Monofila, mai. Monofila mai vista. Monofila io conosco solo quella specie, adesso non so come si chiami tecnicamente l'attrezzo, però è quel ranghinatore per barbabietole, che dove praticamente vai in Italia non so se esiste. Per le barbabietole c'è qualcuno che usa questa combinazione della grime, però invece è molto diffusa la lavorazione prima appunto con la per defogliare le barbabietole, quindi si fa un primo passaggio con la defogliatrice come in questo caso, quindi con l'attrezzo che ho davanti, quindi si tagliano le foglie di barbabietole. Poi l'altro macchinario poi le cava e le ranghina, quindi praticamente fa un'unica andana, diciamo così, un'unica andana di barbabietole, e poi passa un altro macchinario che è appunto quello con la monofila, raccoglie l'andana delle barbabietole. Ciao Donato. E in Italia ho visto che è molto diffusa questa, poi naturalmente c'è là anche poi la ropa, è chiaro quello, cioè, però come macchinari simili, diciamo, a come sto usando io ora per questa raccolta, l'ho vista fare così, questa combinata non l'ho vista. Allora, passiamo al primo damper.
vedete che questo è il campo di sorgo per ristilato, questa è una specie di medica. Questo JCB poi parte. Ora facciamo un primo tentativo con questo per capire se magari ha più senso entrare qua in retromarcia. Boh, ora vediamo. Veniamo qua. Peggiante. Tanto lo spengo. Allora, ritorniamo di qua. Perfetto. Se ci sono, raccolgo anche questa fila che ho saltato. Cerchiamo poi naturalmente di compattare il meno possibile il terreno, infatti ho messo le due ruote gemellate strette, sì, infatti al mezzo, e cercherò appunto di non entrare in campo con i dumper. Perché questo qua è molto... Perché l'area di lavoro è molto stretta, se non prendere ovviamente il segnalino di là. Senza sbandare molto.
Allora, io mi sono confuso. Era la Italo-Svizzera, saprei chi era, essendo che lo conosco. Molto bene, se devo che mi sfugge il nome. Ah, l'ha proposto, l'ha visto che è lo Streamlab. Allora, ora arrivo di là e poi rifaccio rivedere il sondaggio. No, però non ce l'ho comunque presente, cioè magari l'ho vista, però il nome non mi viene in mente. Vediamo se riusciamo a raccogliere questi. Andiamo dritti così qua. Da quello che ho visto è una monofilia, poi non so se mi sbaglio. Non saprei, perché l'unica, ecco, monofilia che appunto mi veniva in mente era appunto quella che raccoglieva direttamente l'andana delle barbabietole. Ah, qua mi conviene fare così. Ah, devo mettere il sondaggio, aspetta, facciamo così. Facciamo subito.
6%. Però comunque ora per non far entrare il dumper in campo. 49%. Ma sì, dai, me la rischio con un altro giro, dai. 51%. Rischia di bloccarsi qua Vabbè, dai, rischiamo un altro giro. C'è il terzista che mi viene da me, ne ha due. Solo che una è scoppiato il motore, ora ne hanno un'altra che la usano solo per loro. Da me ormai è da tanto che non vedo più Holmer. Magari. Allora, la Holmer, vabbè, ma anche la roppa sono indubbiamente macchinari importanti, sia come ingombro, ma anche e soprattutto come manutenzione e gestione. E quindi finché magari il prezzo della barbabietola, appunto, per gli zuccherifici, era un prezzo che permetteva la gestione di questi macchinari, sicuramente la gente ne usava di più. Però poi non essendo ora, appunto. Oh no, qua sto schiacciando tutto, ho sbagliato la manovra. Vado un po' più avanti. Guarda, visto che ci sono, appunto. E dicevo, appunto. Aspetta, sono sceso. Ok. Appunto, col prezzo ora che non conviene più, certi macchinari, appunto, diventa impossibile poi gestirli. Quindi la gente opta appunto per macchinari di più facile manutenzione e anche di minor costo, gestibili anche con la richiesta, diciamo, attuale dei barbabietola. Poi da me barbabietole ne vedi poche, ci sono le grandi aziende che si muovono ancora, sono si vedono tante culture ormai. Eh sì, ormai, anche se ho visto che recentemente la Italzuccheri, mi sembra, sta facendo pubblicità, appunto promuovendo le barbabietole italiane. Però la realtà dello zucchero in Italia rispetto, insomma, quando è che c'è stata? Nel 2012? 2012 o 2002? C'era un 2, un 2002 o 2012? Appunto, con il crollo della domanda, ha fatto sì appunto che alcuni si reinventassero proprio in questo momento l'utilizzo della barbabietola, sfruttandola appunto, ad esempio, nel biogas. Quindi, diciamo, non può essere più gestita come era una volta la barbabietola. Ne va, diciamo così, valutati tutti i costi.
stare attento perché salta sfida, salta subito. Siamo. Rimetto la visuale qua. Gioco. Siamo di qua. Eh sì, anche il mais da granella, no, anch'io. Qua ce n'è, però, ad esempio, anche il mais da granella ha parecchi costi di gestione. Quindi oltre al mais di per sé, che è una coltura che richiede impegno nel starci dietro e risorse nel starci dietro, poi una volta che è raccolto, poi appunto non è finito perché deve avere le strutture adatte sia per stoccarlo sia per trattarlo e mantenerlo. Quindi ora, diciamo, la direzione del mercato si sta spostando verso tutte quelle colture, diciamo così, un po' più sostenibili, un po' più green, anche ad esempio la soia, il sorgo, ma anche tutti i cereali, la quinoa ad esempio. Poi cos'è che c'era l'altro? Il miglio, il farro. Ma anche legumi, ad esempio i ceci anche. Diciamo che c'è molta diversificazione ora, sta sempre andando alla ricerca di queste culture che possono soddisfare, appunto, che siano, che possono soddisfare l'alimentazione umana, sia in termini proprio di diciamo di calorie giornaliere, ma anche poi di benessere alimentare. Ah, ecco perché non era raccolta, era al 100%, non ci ho toccato. Allora, spegniamo qua. Spegniamo di qua. Andiamo a scaricare passando da qua. A destra,
No. Perfetto. Infatti da me semino soia e frumento perché sono culture che chiedono poco lavoro quest'anno. Sulla soia è stato fatto solo il diserbo e già quanto ne ho mai vista, però tutti gli anni è sempre bella. Sì, infatti sono culture tranquillamente gestibili. Ora la soia sta iniziando a cambiare colore e il mio vicino siamo stati i primi a seminare. Eh sì, ora bisogna farti stare attenti a quando sarà pronta nella giusta colorazione per poi prenotare poi la trebbia per la raccolta. Allora, qua facciamo così. Quando è ora, io sto presto a chiamare dopo il giro di lavoro in modo da preparare il seme di nuovo. Eh sì, poi dopo bisogna preparare poi naturalmente il terreno per la nuova semina. Sperando che non faccia poi come l'anno scorso. E là la pioggia non rovini un po' le semine autunno-vernine.
poi devo raccogliere, facciamo prima. Raccolgo anche quel pezzo. Se ce la fa. Raccogliamo questo pezzo. Sto presto perché non ho, posso solo questi a 4 e poi qui c'è Renata. Ah, allora sei sei a posto allora. Uè, ciao Simone. Eh sì, questo è un vecchio. Vecchio, non è che tanto, tanto vecchio. Però è un bel GD. Allora, 62%, devo scaricare. Sì, Davide, hai visto l'Oxerion. È un modello che... Ecco che non riesco, diciamo, a dargli un'occupazione. Mi piacerebbe utilizzarlo,
piacere utilizzarlo. E sto valutando dove potrei utilizzarlo. Allora, spegniamo qua. Poi spegniamo qua. Apriamo qua. Che questo davanti ha un ingombro. Allora, vediamo un po' a che punto era anche questo primo dumper, il 52%. Uè, ciao Luke, 88. Perché spegni automatico? Veramente strano. Allora, intanto richiudiamo il condotto, riacceniamo qua. Allora, puoi usarlo come attrezzo del Sith Cavern. Io lo userò infatti con quello trainato, secondo me ci sta bene. Perché mi piacerebbe usarlo? E magari guarderò un po' di video, magari mi viene in mente qualcosa. Già che c'è più spazio. Ciao il trattorista. Adesso non so se attivare anche, visto che c'è un po' di spazio, attivare il GPS e fare file alternate.
Tanto ora arrivo in fondo e rimetto il sondaggio. È qua che manca lo spazio per la manovra. Chissà. Allora, rimettiamo un po' il sondaggio. Allora, facciamo così. Che qua su questo lato c'è ancora poco spazio di manovra. Mi conviene fare al 43%. Mi conviene allora arrivare in fondo. Allora, mi conviene arrivare in fondo e fare andate e ritorno su questo lato. Ho visto Davide, infatti, la barra delle aggressioni per il mais. Non lo so adesso quando uscirà. Però mi sembrava già pronta, perché sarà Killer Croc che aveva fatto anche l'anteprima, quindi secondo me manca poco.
63. Perfetto. Oh, secondo me uscirà settimana prossima, essendo che Killer ha fatto una piccola presentazione. Eh sì, esatto, per quello. Mi sembrava anche già comunque già un modello già pronto, diciamo, all'uso. Quindi ci sta che esca appunto a breve. Bisogna prendere come riferimento il segnalino, perché è proprio al limite diciamo, la larghezza di lavoro. Per cento 87, pensavo di riuscire a fare un altro viaggio appunto del ritorno, ma niente, 89, già qualcosa forse, che se riesco a finire questo pezzo. Questo è giusto. 95. Però il filtrino a 4 assi lo sto facendo da nuovo. Non vedo l'ora, così dopo lo so relativo. Sì, ho visto che stanno progettando anche i quattro assi. Beh, io con i rallati non ci vado molto d'accordo, però mi piace utilizzarli anche a me. Alexus, devi fare punto esclamativo vuoto e poi spazio e metti il numerino che hai scelto. Ho fatto retromarcia, ma tanto un lato è uguale.
qua a scaricare. No, io col rallate proprio non ci riesco. Poi magari dopo, ecco, faccio questo scarico e raccolgo queste file che sono rimaste un po' così. Se riusciamo. No. Perfetto. Allora, ritorniamo alla visuale del gioco. Allora, facciamo così. Ha scaricato tutto. Allora, mia prima mano, facciamo così, accendiamo qua e vediamo questo abbassato. Allora, prendiamo questo filo e poi magari raccolgo la fila qua a sinistra, così poi per la manovra ho anche un po' più spazio. L'altra sera ho usato il Fender 724 con i damper, vai a tre assi. Quando era pieno di dietro, nel fare retro sul cemento sembrava come se ci fosse il ghiaccio, cioè a tenere il carro dritto. Poi anche le barbabietole comunque pesano un po', eh. Allora, arriviamo qua. Facciamo un passaggio di qua.
Così poi nell'angolo di là in fondo c'è più spazio per fare manovra. C'è anche spazio per fare manovra qua nel mezzo. Qua faccio una cosa, faccio ora di un passaggio di là. Anche con 110,90, però era più piccolo il carro, o no? Altrimenti, povero 110,90. Ci sono col Fender 724, ci sono un centinaio di cavalli in meno, più o meno. Ora vediamo qual è la posizione. Spazio ce n'è. Vediamo un po' se. Sì, in teoria ora spazio ce n'è. Allora, non ho sempre con il tre assi. Ah, ce l'ha fatta. Io lo provo con tutto. Sto già pensando di usare il 110 con il carro quando farò il trinciato. Il 110... Ma non so se poi ha problemi magari su... A pieno carico poi.
se riesce a spingere. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' com'era la situazione qua. Sì, conviene andare dritto, dritto così. Sì. Allora, siamo al 41% e poi faccio lo scarico. Allora, attiviamo la GPS. Sempre 290. Allora, vediamo un po' dall'alto. Come? Ah, già. Mettiamo 5. Vediamo un po'. Se è così si raddrizza. Sì, dai, così va già bene, va già bene, va già bene. Lasciamo quest'angolino di qua. Vai. Ci sta, vai. Allora, entriamo in questo, che era quello che mi stavo, che era la fine in fondo, si fa. Perfetto, così. Ogni tanto un po' di neurale lo faccio, per il 110 ti dico che lo riesce, che io che riesce se, che riesce a fare un carico, però dopo userò un fan. Ah, no, più che altro a prescindere poi il reale, no, è proprio non so se il 110 riesce a tirarlo proprio su farming, perché prendendo appunto pochi, diciamo, tra virgolette, pochi cavalli, magari si dà noia, no, soprattutto magari quando è proprio a pieno carico il dumper. Poi magari col trinciato magari forse non dà neanche con problemi, però magari con patate o barbabietole, che è un po' più pesante, no, un po' più, sì, un po' più pesante, magari gli dà noia. E sarebbe appunto da provare, vedere se quello che succede in campo. Poi vabbè, se non utilizzi mod tipo come che è? l'area o anche queste delle marce, poi comunque problemi non dovrebbe crearmi. Sì, no, per dumper intendevo il rallato. Allora, che poi, allora, in teoria sì, effettivamente il rallato richiede meno cavalli, diciamo, per il trasporto, avendo appunto il ralla. E quindi può darsi che poi magari bisogna vedere poi anche le condizioni del terreno, quanto è pieno, che tipo di prodotto sta trasportando, che magari anche nella realtà si possa trasportare. Allora, senta, se tanto qua devo saltare 3, mi sa, 3.
E allora, il trattorista, per quanto riguarda, la realtà, ho pareri sia, sia positivi sia negativi. La maggior parte dei commenti positivi sono dei same, quelli di prima generazione. Nel senso, quelli dove il gruppo era appunto solo Same, no? Ne vedo parecchi li utilizzano ancora e sono ancora ottime macchine. Un po' di pareri invece discordanti sull'utilizzo appunto sui nuovi modelli del gruppo SDF. Però io non avendoci in realtà non ti posso, ecco, non posso darti un giudizio, però questi sono i feedback che ho ricevuto appunto. Mentre su farming a me piacciono usarli, soprattutto a me piace ad esempio la versione del Fortis, anche esteticamente mi piace parecchio. Così anche come i Lamborghini, eh. Ah no, qua devo ancora tenere, ancora finire qua. Ok, ho visto un video, se lo trovo, se lo condivido su Instagram, comunque io devo andare, ci sentiamo. Sì, vai tranquillo, Davide. Grazie per essere passato. Cavolo, ho iniziato la fila, non avevo visto quanto era un carico, mo. Prima di. Cerchiamo di uscire senza fare troppi danni. Perfetto, allora andiamo. Ah, io farei. Facciamo così, facciamo arrivare il dumper qua. Tanto qua. E si spegne come era acceso finora. La facciamo passare qua a bordo campo. 79% e poi lo porto al biogas e faccio arrivare il secondo dumper. Allora, passiamo da qua per non. Allora, sto cercando di appunto di non compattare il terreno, quindi di evitare ora i passaggi sul campo. Infatti sto usando il GD con ruote gemellate strette, sia posteriore sia anteriore. E cerchiamo appunto di non compattare il campo.
Allora, il condotto ce l'ha a destra. Quindi comunque la manovra. Facciamo. Un parcheggio di qua. Allora, apriamo il condotto. Se riusciamo. Ah, poi infatti è pieno, perfetto. Allora, questo ora lo lo rimettiamo nella fila. Lo rimettiamo nella fila e andiamo al biogas con il dumper, questo che ho caricato. Allora, quest'altra, questa qua. Questo lascio qua, quindi andiamo al biogas con questo lampeggiante. E portiamo allora questo primo carico al biogas nel magazzino dove poi stocco le barbabietole, e lì ho messo anche poi la lava barbabietole, perché ora il prodotto va anche quindi lavato e stoccato, poi diciamo pulito. Ora questo lo porto al biogas e poi faccio e lo parcheggio anche al biogas e poi faccio arrivare il secondo dumper. Passiamo di qua. Ecco, bisogna centrare poi proprio la stradina, così si passa sempre solo di qua e si evita di compattare le altre parti del campo.
Allora, sfruttiamo un po' di potenza del JCB. Finito l'asfalto. Che la salita si fa sentire. E ho anche limitato la capienza dei carri, perché volevo evitare poi naturalmente problemi con il condotto del cavo barbabietole, per evitare che appunto non riuscisse a poi a scaricare. Allora, il deposito è questo qua, qui dietro. Allora, vediamo un po' se riusciamo a... Adesso non ho visto neanche poi dove era la... Bene, l'ingresso. Questo di qua. Deve essere degli specchietti. Ah, c'era, c'era. Metto un po', ecco qua. Ecco qua. Ci metti, vediamo un po' più, non mi stavo centrando un po' più. Ecco, no, centrato là, andiamoci un po', questo andavo bene prima. Ci siamo, allora mi metto meglio. Devo scaricare proprio centrale. Vabbè.
l'unica strada. Ok. Perfetto. Ottimo, ottimo scaricamento. Allora, questo... lo lascerei di qua. Tanto facciamo un altro paio di passaggi. Lo lascerei di qua. Lo parcheggio, guarda, qua in mezzo proprio. Allora, il tratto listo. Oltre a sapere modellare in 3D, cosa mi consigli per imparare a fare mod? Allora, ad esempio... Ah, qua spegniamo il lampeggiante. No, devo andare all'altro. Ecco qua. Allora, dicevo, io ad esempio non so modellare, quindi già saper modellare è un'ottima cosa perché ti permette di creare il modello da zero. Quindi per fare le mod, poi naturalmente anche dipende poi dalla mod, perché c'è, diciamo, la mod dove c'è anche il modello 3D, quindi saper modellare è necessario, oppure ci sono mod che introducono solo dei codici che quindi non hanno un modello 3D e quindi in quel caso bisogna conoscere degli script. Quindi per essere un modder, diciamo così, completo, quindi saper fare tutto, occorrerebbe appunto saper modellare in 3D e quindi creare il modello 3D da zero. Dopodiché di avere delle conoscenze per quanto riguarda l'informatica, i codici, l'utilizzo dei codici in informatica per la creazione degli XML o eventualmente degli script, quelli Lua, quindi una parte di codice informatico. E il terzo requisito è poi l'utilizzo di Giants Editor. Quindi questi tre punti: modellazione, codice informatico e Giants Editor. Spegni il lampeggiante. Piano, ok,
Che fastidio che ancora gli alberi non abbiano risolto la collision con i mezzi. Devo svilupparli come hanno fatto con le colture. Che quindi si piegano a seconda appunto dell'impatto con il mezzo. Mi abbasso così. Sono passate comunque. Questo parcheggiamo di là. Ah, io direi di fare un altro scarico e poi ci siamo. No, lasciamoli qua come prima. Perfetto. Ciao Salvo, la mappa è la Knuston Farm. No, era giusto. Allora, riattiviamo questo. Passiamo qua. Ma intanto rimetto ancora il sondaggio. Allora, facciamo così. Perfetto, 27%.
passaggio qua verso destra. Allora, ritorniamo anche qua. Gioco con la visuale. Allora, di qua. Di qua. Perfetto. Il trattorista, no, non ho un'azienda nella realtà. Ecco, l'unica cosa di collegamento con la mia realtà è proprio l'olivetto del nonno. Abbiamo un olivetto a gestione familiare, appunto fatto dal nonno un po' di tempo, qualche anno fa, quasi centenario come olivetto, e quindi soltanto quello rispecchia la mia realtà. Se mi conviene fare un altro e poi conviene risalire. Anzi, conviene scaricare, mi sa. Sì. Mi sa che rimango fregato. 86, 89. Speriamo di arrivare.
giusto, giusto. Allora, spengo questo. Intanto apriamo di qua. Mi sa che è giusto giusto. No, ci mettiamo meglio. Perfetto, passiamo da qua. Oh, facciamo un altro scarico e poi ci siamo. Vediamo anche queste. Beh, 20%, 20% a fila più o meno. Quindi
sì, 4, infatti, 4, 5 passaggi. Ed è già pieno. Quindi questa era appunto la raccolta nell'azienda ora zootecnica, un po' più diciamo dimensionata come mezzi. E poi domani ci sarà appunto la seconda parte invece sull'azienda cerealicola. Adesso spero anche di risolvere il problema della webcam per quanto riguarda l'inquadratura della postazione, perché ho sempre usato quella come applicazione e oggi mi ha dato che praticamente l'applicazione stava surriscaldando il cellulare, che quindi per motivi di sicurezza era bloccata, non poteva più funzionare. Facciamo questo un altro passaggio del 62%.
Capisco, un peccato che dia quel suono di scarico di quando abbassa l'attrezzo in continuo. Chissà da che cosa, di cosa dipende, se è qualche mod, se è la mano da taci. Allora, 70. Beh, facciamo una fila questa piccola, ma poi ci siamo. 70, 80. Allora, qua c'è una fila abbastanza piccola. L'83% anche. Questo pezzo. Che 85. Aspetta, questa è l'ultima. Se riusciamo, un po' più giù, facciamo così, andiamo retro marcia. Perfetto, vabbè, siamo a posto anche di qua, questa è allineata, abbassiamo. Ciao Matteo! Perfetto, raccogliamo quest'ultima fila e ci siamo.
91%, va perfetto. 92. Spegniamo davanti. Spieghiamo. Perfetto. Ora parcheggiamo anche questo. Facciamo di qua. E poi il bello è che continua a fare questo suono. E chissà da che cosa dipende. Perfetto, allora ritorniamo invece qua al sondaggio invece. Quindi il sondaggio di oggi era un dettaglio del muso, indubbiamente di un John Deere, e le opzioni erano tutte riguardanti il modello John Deere del 2020, tra l'altro modo appunto uscita. Quando è che è uscita? Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, appunto il modello del 2020 sul ModHub ufficiale, e quindi avevo messo 8R, 7R, 8RT, 8RX. Allora, prima di vedere le risposte, allora, dal dettaglio diciamo si intuiva che c'era una goma. Una gommatura standard, quindi diciamo 8RT e 8RX erano. Ah, intanto devo chiudere il sondaggio. E 8RT e 8RX naturalmente erano. Sono cingolati, quindi naturalmente era appunto da escludere come risposta. Rimanevano quindi 8R e 7R. In questo caso il dettaglio è riferito al muso dell'8R. Ora infatti vediamo, faccio vedere anche in gioco. Allora, in gioco, andiamo di qua. Ed ecco questo, è la parte appunto della foto, era appunto questo pezzo di qua.
Quindi la risposta esatta era la numero 1, quindi l'8R del 2020. Allora, adesso vado a vedere le domande, le risposte, come il sondaggio. Allora, erano 9 voti. Ciao, ciao Christian. Erano 9 voti. Infatti parità. No, perché mi dava 9 voti e poi, boh, non lo so. Comunque, parità, appunto, 8R 2020 e 8RT 2020. L'8, quindi la risposta esatta era l'8R. L'8RT, faccio vedere. Allora, L'8RT, ecco qua. L'8RT era, diciamo, si poteva escludere facilmente, perché appunto manca la gommatura standard, diciamo, anteriore. Il muso mi sembra uguale, nel senso come forma, però manca anche la griglia, quella nera. Quindi 8RT non va bene, quindi la 8R è la prima risposta. Adesso, essendo chiuso il sondaggio, infatti non si può neanche poi, perché magari potevo dare io il voto, così si toglieva la parità. Vabbè, è andata così. Quindi allora, episodio di oggi si è concluso appunto alla raccolta delle barbabietole nell'azienda zootecnica. Quindi mezzi, diciamo, gestibili, tranquilli, molto, molto contenuti anche come spazi e dimensioni. Domani invece parte 2 sull'azienda cerealicola, quindi azienda un po' più grossa, macchinari un po' più importanti, imponenti, come appunto il ropa, ma non solo, anche i camion poi per il trasporto. Però anche in quel caso lo scarico avverrà appunto nel biogas, nel magazzino di stoccaggio che abbiamo visto prima, e sempre naturalmente destinati appunto dell'uso in trincea per il biogas. Che fastidio qualcosa che mi metto di qua. Anzi, no, cambiamo personaggio. Ecco qua. Quindi, altro non c'è. Si è visto tutto. Poi tanto eventualmente questi mezzi intanto li lascio anche in partita, anche se poi domani ne utilizzeremo delle altre, eventualmente se dovesse servire ci sono anche questi. Quindi io spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia dato degli spunti, delle riflessioni e idee. E ci vediamo quindi domani per la parte 2 della raccolta delle barbabietole. Ciao ciao!